bomboniera notturna della capitale, il Kit Kat. Buonasera signorina Monica Vitti, benvenuta tra noi. Buonasera. In questa bomboniera notturna si danno anche dei premi. L'imbonitore presenta la sua merce. Visto, è una cosa veramente molto fine e molto prelibata che noi consegniamo ogni venerdì. E si permette di fare anche delle domande. C'è stato un motivo particolare per il quale lei si è distaccata dal regista con il quale lei solitamente lavora. Prego, signorina. Ho già detto che non volevo rispondere a domande. Ma sono tre domande, questa è appena la prima, signorina. Ci dica almeno, almeno questo sto deve dire. Guardi, le è piaciuto questo prank? Sì, grazie. È la prima volta che lei viene qui al Kit Kat? Sì, la prima. Lei si ripromette di ritornare ancora? Penso di sì. Penso di sì. Speriamo. Mente per la gola, ma l'imbonitore è soddisfatto lo stesso. Vogliamo mostrare ai nostri amici il Kit Kat d'oro. Eccolo qua, guardate quanto è bello. Il Kit Kat lo assegnano ogni settimana due personalità popolari. Quando lo si riceve non si può fare che questa faccia. Dopo Monica Vitti si fa sotto Jean-Paul Belmondo per ricevere il suo Kit Kat, o come diavolo si chiama, mentre Antonioni fugge. Abbiamo tentato di intervistare Belmondo. Lei che fu l'eroe bruciato di fino all'ultimo respiro, con chi si è bruciato in Italia? La Tuada, Mao Bolognini, Vittorio De Sica e Castellani. Onestamente, nonostante tutto, con quale di questi registi tornerebbe a lavorare? Con Bolognini e Castellani. Va bene, abbiamo capito. È inutile insistere. In questa bomboniera non si può parlare di cose serie. Al massimo si potrebbe dire che i premi hanno sbagliato indirizzo. Ci perdonino Monica Vitti e Jean-Paul Belmondo. La colpa non è loro.